Buongiorno, oggi è il 21 novembre, presentazione di Maria Bambina al Tempio, tra l'altro è anche la patrona della parrocchia di Ponte Ronca, patrona anche di tutte le persone che sono consacrate alla preghiera, giornata pro orantibus si dice, quindi auguri a quella parrocchia e auguri a tutte le persone consacrate, soprattutto alla preghiera. Presentazione di Maria vuol dire questa donna già in qualche modo ha dato una disponibilità di fondo fin da piccolissimissimissima, quindi forse sono i suoi genitori certamente da ringraziare, i nonni di Gesù, Gioacchino e Anna. Ma in ogni caso il Vangelo di oggi si conclude così, che Gesù indica come essere fratello e sorella sua e madre sua coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Allora, se Gesù è l'uomo universale, diventare suo fratello, sua sorella, sua madre, vuol dire avere un rapporto con il mondo intero. Vuol dire che ascoltare il Vangelo e metterlo in pratica significa in qualche modo avere un'apertura universale. Ecco, chiediamo che questo cuore grande possa abitare tutti noi e ci possa aiutare in questo ascolto del Vangelo ad aprire tutte le nostre prospettive e a far davvero della nostra vita questo incontro con gli altri, essere fratello e sorella, essere anche madri, cioè capace di dare veramente la vita. C'è un gran bisogno di vita in questo momento, di vita vera, c'è un grande bisogno di sororità, non so se si dica così, e di fraternità. Allora chiediamo che nell'ascolto della parola possa esserci anche per noi questa possibilità. Buona giornata a tutti da questo ventosissimo Cerreto, e che questo vento indichi e simboleggi anche per noi davvero lo sconvolgimento che deve portare anche nella nostra vita l'ascolto del Vangelo. Buona giornata a tutti, ciao!